Permesso papale arrivò a notte fonda, stremato dal viaggio, si accasciò davanti al portale merlato del monastero di Agostino a Canterbury e fu trovato solo alle prime luci dell'alba, morto di stento. L'investitura sarebbe avvenuta nel termine del mese di giugno. Era la strada da percorrere da Canterbury a Roma, più di 1000 miglia. Più di 1000 miglia. Con i soli piedi l'avrebbe percorsa. Era gonfia di uomini come un ventre di vacca, ammassati gli uni appresso gli altri. Forte si levava una voce furibonda e lamentevole al contempo. L'Apocalisse! L'Apocalisse! Pregate! Pregate, peccatori! Dio v'ascolta! Questa è la fine del mondo. Sapete chi ci accoglierà in fondo al mare? Abbracciaci! Satana, abbraccia i tuoi peccatori! Che il cielo si placò e non chiamò a sé nessuno. Tutti sopravvissero e toccarono la costa sabbiosa della Normandia. Della città di Roma al seguito di Sigerico, uomo di Dio. Il fratricida. Il ladro e la carovana di mostri e saltimbanchi. Di Papa Giovanni XV inginocchiatosi rispose al suo stupore: non sono forse il pastore della chiesa? Ecco dunque il mio. E non potrei mai separarmi, essendone io debitore, perché sono ad essi che io devo la mia salvazione. Attese che il mantello bianco di lana gli fosse posto sulle spalle. Con quel vello di pastore radunò il suo gregge e in solenne processione lo condusse con sé.